Collegamenti internazionali, parte misteriosi, quelli del presente, in parte noti, quelli del passato, anche questa è una analogia. Un mistero che però deve ancora in gran parte essere chiarito, mentre ciò che è già chiaro oggi è che l'epicentro di questa nuova offensiva neoterrorista, neobrigatista, eversiva in ogni caso, questa nuova offensiva ha il suo epicentro nel nord-est, proprio a Padova, che già negli anni 70 fu teatro, con l'autonomia operaia, dell'eversione italiana. Noi a Padova siamo tornati per vedere, per ascoltare, per capire. Tutto inizia con gli arresti di Padova. 11 arrestati durante la maxi operazione contro le nuove Brigate Rosse. In questa cellula padovana gli infiltrati sono dentro le fabbriche, dentro i centri sociali. E poi a pochi chilometri da qui, pochi giorni dopo, il clima teso di Vicenza, la manifestazione, il corteo contro la base americana ed Erle 2, gli slogan che spuntano durante il corteo a favore dei terroristi, a favore della lotta armata. Ed è qui, nel nord-est, che si parla già di brigatisti di quarta generazione. Bastano 15 giorni per ritornare a respirare il clima degli anni di piombo. Quando si radica un fenomeno, poi prima che sia superato, che scompaia, passano le generazioni. Il terrorismo è una parola pesantissima. Pesantissima, pesantissima. La storia si ripete, dopo 30 anni ancora a Padova, dove le Brigate Rosse nel 74 hanno ammazzato per la prima volta. Quella sigla, BR, si ripete nella Padova dei professori sprangati e gambizzati, delle notti dei fuochi dove saltava in aria tutto, nella Padova dove i brigatisti tenevano prigioniero il generale Dozier. L'arsenale da guerra delle nuove BR era nascosto qui, nella bassa padovana a Bovolento, in questa cascina di una ventina di metri per 10. Adesso la zona è transennata, ovviamente l'area è posta sotto sequestro. E qui sono rispuntati nomi di armi che in questa zona bene si conoscono: i Kalashnikov, i Mitra Uzi, le Scorpio. Eccola, un'arma uguale a quella che giustiziò Aldo Moro. Le armi? Guardi, dalle nostre parti, lungo l'argine, se scava, trova le armi dei Fenici, dei Romani, di quelli che andavano sul campanile di San Marco fino, non loro in senso tecnico, ma insomma un certo tipo di, sicuramente dei partigiani. L'avvocato Carlo Covi, insieme a Chiara Balbinot, difende gli arrestati padovani dell'inchiesta. Stiamo parlando tra l'altro di ragazzi di giovanissima età, di giovane o giovanissima età? Rotondi, toschi, Bortolato, Scantamburlo. Le armi non sono una prova, dice. Armi, sostiene la procura di Milano, in parte usate nel poligono di tiro, ritrovato a pochi chilometri dalla cascina, sulla riva del Brenta. Dove questi cartelli portano ancora i segni delle serate passate a far fuoco, sparare per allenarsi, per colpire gli obiettivi, con sicurezza. C'è gente che spara lungo l'argine, ce n'è tanta. Io dico non i miei clienti, poi lo vedremo al processo, se sono loro perderò il processo, se erano loro vincerò, non so. Poco distante da qui, a qualche centinaio di metri, in linea d'aria da quella parte, c'è la casa di Valentino Rossino, uno degli arrestati, il Pustino. L'avvocato Covi ha rinunciato alla sua difesa. Non più Rossin Valentino, detto il Postino. Rossin, secondo l'accusa, era incaricato a custodire le armi e individuare i luoghi più adatti per svolgere le esercitazioni. Pochi giorni fa ha deciso di collaborare con gli inquirenti. Se è vero che c'erano questi pericolosi terroristi da tanti anni in giro, beh, o li si pigliavano prima, oppure qualcuno mi spiegherà. Ecco perché voglio fare il processo, con tutta la serenità del caso. Giovani, molti degli arrestati sono davvero giovanissimi e insospettabili, avvolti dalla routine di una vita quasi banale, la casa, la fabbrica, il centro sociale. Una parte del
nucleo della cellula padovana, la cellula del nord-est, si ritrovava qui al centro sociale Gramegna. Qui si vedevano, qui venivano reclutati i militanti più giovani. Ora il centro sociale sembra deserto, non c'è praticamente più nessuno, è tutto fermo, tutto chiuso. Oggi rimane un lucchetto davanti al cancello, una scritta di Gosboia, la stella a 5 punte. Sono loro che sono scesi in piazza a Vicenza con gli slogan solidarietà ai compagni in carcere, solidarietà ai rivoluzionari. Rivoluzione, c'è scritto su quel muretto. Viviamo per fortuna in un paese dove esiste la libertà di espressione. Max Gallob era a Vicenza il giorno del corteo, quegli striscioni li ha visti e quei cori li ha sentiti. Io penso...